Ho iniziato ad andare in bici all'età più o meno di 12 anni, cioè sono a livello agonistico, avevo già la bicicletta quando ero piccina, avevo 3 anni, sono sempre stata sportiva, però a gareggiare ho iniziato a 12 anni e ho iniziato con le gare su strada. Dopo sono sempre stata un po' appassionata, affascinata da tutte le specialità della bicicletta, che pur stando su una bicicletta puoi cambiare tantissimo questo sport. Quindi ho sempre poi continuato con la pista, ho fatto ciclocross, ho fatto un po' di cross country, adesso sono arrivata fino a fare enduro, quindi diciamo che un po' provato tutte le specialità della bicicletta a 360 gradi. Mi sono resa conto comunque che con la bicicletta è anche un ottimo mezzo di trasporto. All'inizio i miei genitori magari non mi lasciavano andare in città perché erano un po' impauriti del traffico e tutto. E niente, dopo un po' però gli ho fatto capire che mi allenavo tutti i giorni in mezzo al traffico, anche andare all'università con la bici non sarebbe stato tanto diverso. Quindi sono sempre, sì, ho cercato parecchie volte di andare con la bici al liceo, all'università. Purtroppo la nostra città non è tanto portata, secondo me, per girare in bicicletta. Sono contenta adesso che ho visto che ci sono iniziati ad essere dei cambiamenti, però fino a poco tempo fa, intanto la gente accetta poco il ciclista. E poi non ci sono proprio gli spazi, forse un po' la caratteristica della Liguria che abbiamo queste strade strette, però diciamo che secondo me un mezzo metro per una linea per le biciclette non cambierebbe tanto sulle nostre strade, si potrebbe fare. Quindi a Londra mi muovevo esclusivamente con la bicicletta, anche perché prendere l'autobus era impensabile, ci mettevi troppo tempo, e quel mezzo metro, un metro di linea per le bici, secondo me fa la differenza. Porta il ciclista e deve essere sulla strada, non può essere sul marciapiede, perché a volte vedo delle cose in Italia che mettono la pista ciclabile sul marciapiede insieme ai pedoni e dico: ma il ciclista va più veloce che una macchina, che una moto, a volte facciamo i 40 all'ora, non posso andare sul marciapiede che devo fare il gradino, salire su, poi c'è il pedone che mi cammina sempre nella pista. Siamo un veicolo come le autovetture e tutto, quindi secondo me sì, una linea ciclabile a fianco sulla carreggiata proprio. Questo lo stiamo già introducendo e sono molto contenta. Mi farebbe piacere se ci fosse un po' ovunque per tutte le strade. Lo provo a comunicare a tutta la gente che magari appunto mi chiede: ma perché vai in bici? Ti sposti in bici per la città? In bici risparmi tantissimo tempo, non devi trovare posteggio, quindi non sprechi tempo nei parcheggi, a stare in coda, eccetera. Non c'è traffico, perché anche se fossimo tutti in bici, la bici occupa poco spazio, ti muovi individualmente, quindi raggiungi alla fine le mete con la stessa velocità che le puoi raggiungere con una macchina, se sei in un centro, forse anche più velocemente, perché la macchina nel senso che ci sono tanti stop, tante code ai semafori, la bicicletta è più fluida nell'andare avanti. Quindi secondo me questo è uno dei primi motivi per la quale bisognerebbe usare la bicicletta. E secondo, penso anche che la macchina o la moto, i mezzi di trasporto col motore, diciamo, provocano tanto stress. Mi rendo conto che anch'io a volte sono sulla macchina o in moto e dico: ah, cavolo, ma guarda sto qua, perché ti fermi? Dove vai? E invece in bicicletta non ti succede. Stai facendo sport, quindi sei felice perché attivi il tuo corpo, ti muovi, e quando arrivi al lavoro, in classe, dovunque devi andare, sei molto più attivo perché hai attivato il tuo corpo, quindi hai voglia di pensare, di fare, sei di buon umore. Invece noto che quando mi sposto in macchina sono molto stressata, impigrita perché magari sono seduta. E quindi sì, secondo me porta tantissimi lati positivi muoversi in bici. Può sembrare eccessivo, ma lo penso veramente. Questa cosa qua l'ho testato su di me e su di me ha fatto veramente questo effetto. Magari si potrebbe anche pensare di dare un piccolo incentivo al lavoratore che si sposta in bici, che si può trattare di, non lo so, 10 centesimi al chilometro, una cosa irrisoria che però portata avanti nel tempo sprona la gente, magari lo studente, ad andare a scuola in bici a fine settimana 10 euro da parte, 5 euro quello che sono. E quindi all'inizio, per spronare la gente a muoversi con la bicicletta, io farei anche una cosa del genere. E poi probabilmente anche agevolare un po' dal punto di vista forse sono le aziende, le università, comunque le strutture, ospitare le bici, a volte magari anche nell'atrio, c'è un grande atrio
dell'ufficio dell'università, da me appunto, io vado all'Accademia delle Belle Arti a Genova, ci sarebbe tantissimo posto, non disturba così tanto una bicicletta, fare uno spazio dove uno possa tenere anche la bici, perché a volte, ad esempio, io vado in bici anche con la mia bici da strada, che non è proprio, cioè è comunque abbastanza costosa perché ci gareggio e tutto, e a volte non mi fido a lasciarla in giro, quindi dare avere un po' più di flessibilità nel accettare la bici anche magari all'interno, o dare uno spazio dove si possa tenere, ecco. Questo potrebbe essere anche un'idea, secondo me, che sprona un po' di più la gente. Ci sono tanti tipi di ciclisti, vedo anche certa gente che a volte non è proprio rispettosa, quindi noi per farci rispettare dobbiamo rispettare il traffico, le macchine per primi, quindi cercare di non tagliare dritto tutti i semafori rossi, di far passare i pedoni, di avere un po' di rispetto anche noi, perché la maggior parte lo ha, però succede a volte anche un po' questi attriti per la strada dovuti un po' al ciclista che pensa di avere sempre priorità, quindi magari di essere un pochino più gentili, ecco. Per gli automobilisti diciamo lo stesso, di accettare il ciclista, anche sì, perché intanto di rendersi conto quando si passa vicino a un ciclista, secondo me questa è una delle cose più importanti, di fare attenzione, perché quella macchina non si rende mai conto di quanto è vicino e di quanto può urtare una persona, cioè l'automobilista è dentro una cassa di ferro e può fare davvero tanto male a un ciclista se gli passa troppo, troppo vicino, quindi cercare di mantenere le distanze, di apprezzare quello che sta facendo la persona spostandosi in bici.